Esattamente, no, intanto andiamo in prima categoria, andiamo da mister Cambrea. Buonasera mister, ben trovato. Buonasera. Dunque mister, oggi la partita l'avete messa subito in discesa, un inizio veemente, alla fine un 5-0 che non lascia, come dire, non lascia possibilità di replica, e vi mettete comodi ad aspettare quello che sarà domani Bovese Propellaro. Eh sì, noi abbiamo fatto la nostra partita, adesso attendiamo come ogni domenica, ma no, non voglio dire nient'altro. Diciamo, cos'è, scaramanzia, oppure no, c'è questo discorso che comunque la Deliese non perde un colpo e quindi... Sì, ma no, la Deliese non la guardiamo, guardiamo il miglior piazzamento al momento, no? Non facciamo la corsa sulla Deliese. Mister, allora le chiedo questo, secondo lei diciamo lasciando stare la Deliese, parliamo di secondo, terzo e quarto posto, per l'Ardore c'è possibilità di rientrare in questa corsa? Certo. Okay. Ma l'Ardore ha tutte le carte in regola, perché è una grossa squadra a pari con tutte noi, siamo quattro tutti che abbiamo i migliori piazzamenti. Certo è un po' indietro, perché da noi è a 5 punti, dal Pellaro a 6, quindi siamo tutti là, ci sono scontri diretti ancora, quindi ne può approfittare di un passo falso dell'uno o dell'altra, quindi ancora tutto aperto per il gioco dal secondo al quinto posto. Mister, io so che si... Sì, prego. Ci giochiamo, dico, questo piazzamento, poi... Piazzamento che vi giocherete di fatto nelle prossime 3 settimane, perché avrete la Bovese anche voi, che domani affronta la Propellaro, ma poi soprattutto arrivano due turni importanti, no? Sì, adesso sono 3 partite toste, perché Bova è già una partita difficile, poi ci saranno i 2 scontri diretti che ci giocheremo una gran fetta della posizione. Bene, mister, la ringraziamo come sempre per la sua cortesia e a sentirci presto. Grazie a lei, alla prossima. Ringraziamo mister Cambrea, l'allenatore della San Michele.